Salve amici! I pesi massimi degli anni 80 e 90 sono stati un fenomeno solitamente ricordato con nostalgia. Proprio in quel periodo divennero famose leggende della box come Mike Tyson, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Riddick Bowe. Ma è difficile immaginare un altro pugile con lo stesso potere distruttivo di Mike Tyson, un americano giovane, veloce e mostruosamente forte, che è stato a lungo impareggiabile e ha spazzato via chiunque si trovasse di fronte sul ring. Nella primavera del 1991, il teppista di Brooklyn ebbe la possibilità di incontrare sul ring un pugile noto per la sua forza schiacciante, un pugile di cui aveva paura lo stesso Iron Mike. All'epoca c'era una folle competizione per il titolo di numero uno nella divisione. Per diventare il migliore bisognava superare sfide incredibili. Ora è sufficiente battere diversi pugili di medio calibro per qualificarsi alla lotta per il titolo, ma a quei tempi c'erano altre regole. E uno di quei difficili ostacoli da superare era il canadese Donovan Ruddock, soprannominato il Rasoio. Donovan ha avuto una buona carriera amatoriale. È diventato campione del mondo juniores, sconfiggendo Lennox Lewis con una decisione non unanime dei giudici. Due anni dopo il suo trionfo nel campionato del mondo, Ruddock ha iniziato la sua carriera da professionista. Era lo sparring partner di Larry Holmes, che il giovane canadese seccava con i diretti. Ma nonostante le buone capacità, la carriera del promettente pugile progrediva lentamente. Nell'undicesimo incontro, Ruddock ha subito la sua prima sconfitta in carriera contro David Jaco. Ha avuto la meglio sull'avversario per 7 round, ma nell'ottavo è stato costretto a ritirarsi a causa di un attacco d'asma. Dopo 10 mesi di riabilitazione, Donovan è tornato sul ring e ha ottenuto una folle serie di 16 vittorie, solo una delle quali su decisione dei giudici. Proprio allora Donovan si è guadagnato la reputazione di pugile pericoloso che era meglio evitare. Nell'aprile del 90, Donovan ha affrontato l'ex campione del mondo Michael Dynamite Dawkes. Alla fine del primo minuto del quarto round, il canadese ha sferrato un pugno alla mascella, che ha spedito Dynamite alle corde. Ruddock ha poi continuato con una potente serie di colpi, dopodiché Dawkes è crollato lentamente, come se fosse morto. Ruddock di solito concludeva l'incontro con un montante sinistro, anche se era destrorso. Dato che il canadese era già riuscito a sconfiggere tre ex campioni del mondo, il passo successivo doveva essere la lotta per il titolo, ma era come se tutti i campioni si fossero messi d'accordo scomparendo dai radar. Il campione del mondo assoluto, Evander Holyfield, si è rifiutato di combattere contro il canadese, scegliendo invece il 42enne Foreman. Donovan non è riuscito neanche a mettersi d'accordo con l'astro nascente Riddick Bowe, che saliva persino sul ring per salutarlo. Restava Mike Tyson, il cui incontro con Donovan non ha avuto luogo nell'89. Mike trascorreva la maggior parte del suo tempo alle feste in compagnia di ragazze. In effetti Tyson aveva abbandonato gli allenamenti. Alla fine, il suo promotore Don King è stato costretto ad annullare l'incontro di novembre con l'imbattuto Donovan Ruddock. King si è giustificato affermando che Mike era malato, ma come ha ammesso in seguito Tyson, semplicemente non gli andava di combattere né di allenarsi. Eppure, è stato costretto ad accettare la sfida di Donovan all'inizio del 91. In palio c'era il titolo di principale contendente per l'incontro per il titolo di campione contro il vincitore della sfida Holyfield-Foreman. Entrambi erano in una forma fantastica e i fan aspettavano con impazienza l'inizio dell'incontro. L'incontro tra Tyson e Ruddock, annunciato dai mass media come l'evento dell'anno, si è svolto il 18 marzo 1991 nel casino The Mirage nel Nevada e avrebbe dovuto far guadagnare a Mike ben 120 milioni di dollari.
All'epoca questi due pugili erano i due principali contendenti per i titoli dei pesi massimi WBC, WBA e IBF, detenuti da Evander Holyfield. L'incontro è stato duro e i due se ne sono date di santa ragione. Tyson ha combattuto nel suo solito modo aggressivo, ma di certo non si aspettava una così degna resistenza. Ruddock lo ha incontrato con il suo caratteristico montante sinistro che ha rallentato la pressione di Tyson, senza però impedirgli di mandare a terra il canadese con un devastante gancio alla testa alla fine del terzo round. Ruddock è riuscito a riprendersi e a continuare l'incontro, stancando Tyson e prendendo l'iniziativa. Nel sesto round, Iron Mike è quasi finito a terra, perché i colpi di Ruddock lo colpivano alla testa uno dopo l'altro. Il settimo stava già volgendo al termine, quando Tyson, già piuttosto stanco, è esploso con una potente combinazione di sei colpi alla testa, facendo volare Ruddock sulle corde. L'arbitro si è messo tra i pugili e ha interrotto il combattimento, assegnando a Tyson la vittoria per KO tecnico. Molti hanno considerato controversa e prematura la decisione di fermare l'incontro. 9 giorni dopo, i promotori Don King e Murad Muhammad si sono accordati sulla rivincita per risolvere le divergenze sull'esito del primo combattimento. Era prevista il 28 giugno. Tra i due incontri, il comportamento di Tyson è cambiato radicalmente. Il vincitore ha iniziato a insultare il suo futuro avversario. Senza motivo, ha chiamato Ruddock un travestito. Ha promesso di farlo diventare la sua ragazza e ha detto: «Non vedo l'ora che tu mi baci con quelle labbra carnose». L'incontro ha avuto luogo nello stesso posto. Come nel primo incontro, erano previsti 12 round e il vincitore avrebbe sfidato Evander Holyfield. La rivincita non è stata meno drammatica del primo incontro. Tyson ha iniziato con sicurezza il primo round e 16 secondi prima della fine ha colpito Ruddock con un gancio destro alla testa. Il canadese ha avuto difficoltà, Tyson pressava come i vecchi tempi e anche dopo il suono della campana ha colpito Ruddock 2 volte. L'arbitro è riuscito a malapena a separare gli avversari. Tyson ha continuato ad attaccare Ruddock nel secondo round, il quale non riusciva a tenere a distanza l'avversario. Già a metà del secondo round, un destro travolgente di Mike ha abbattuto Ruddock, il quale si è alzato subito, ma è stato accolto da un furioso assalto di Tyson, che sembrava sul punto di finire il combattimento prima del previsto. Iron Mike è però rimasto senza fiato e Donovan è riuscito a resistere. Ruddock ha reagito con un potente terzo round, ma nel quarto Tyson ha parato un montante di Ruddock e lo ha colpito con un potente gancio destro, facendolo cadere di nuovo. Tuttavia il canadese è stato in grado di rimettersi rapidamente in piedi, nonostante avesse la mascella rotta. Il canadese ha mostrato forza d'animo e voglia di vincere e ha lottato quasi alla pari per tutti i round rimanenti. Alla fine l'occhio sinistro di Ruddock era gonfio, la sua mascella rotta. Tyson invece aveva un timpano rotto e ha vinto ai punti. Iron Mike ha profetizzato un grande futuro per il suo avversario. Dannazione, questo ragazzo tosto un giorno diventerà un campione se si impegna e non inciampa. Invece è stato Mike a inciampare, finendo dietro le sbarre nel 92. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!